Avevamo preso un impegno, quello di tenervi aggiornati costantemente, doverosamente, su come stava procedendo il lavoro della commissione d'inchiesta, o meglio, in questa fase i lavori di preparazione perché la commissione d'inchiesta possa operare al fine di accertare che cosa è successo durante il periodo della pandemia. E oggi inizieranno le prime audizioni, verranno ascoltati i familiari delle vittime, verrà ascoltato Francesco Zambon, verranno ascoltate tante persone che potranno dire il motivo per il quale a loro ragione è necessaria fare una commissione d'inchiesta. Vi terremo informati su questo, ma è importante anche aggiornarvi su un fatto importante. Sono in fase di notifica, gli avvisi di garanzia destinatari, a quanto si legge dai giornali, l'ex presidente Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza, Brusaferro, Locatelli, tanti altri esponenti che hanno dovuto gestire la pandemia. Noi non vogliamo evidentemente realizzare processi sommari, ci mancherebbe altro, ma vogliamo che venga accertata la verità e la magistratura verificherà per il suo versante che cosa è successo, ma poi c'è la commissione d'inchiesta. Diciamo che la commissione d'inchiesta è un'altra cosa perché non vogliamo che qualcuno pensi che la magistratura possa e debba realizzare e esaurire un compito d'accertamento, anche perché dovete sapere che una parte di quell'inchiesta è stata inviata su Roma in questi giorni, in queste ore, con una definizione particolare di attenzione sul piano pandemico. Era il 21 aprile, l'11 aprile del 2021, quando Fratelli d'Italia, con questo esposto, invia alla Procura di Roma 19 pagine dettagliate in cui spieghiamo il motivo per il quale, a nostro modo di vedere, era necessario che venissero accertati i fatti in ordine a quello che stava avvenendo sulla gestione del piano pandemico. Non è mai stato aperto un fascicolo, a quanto ci risulta. E pertanto non vorremmo che magari ci fosse un'attività che qualcuno volesse poi destinare a qualche cassetto polveroso. Siamo certi non sia così, siamo certi verrà fatta il massimo accertamento degli eventi accaduti, ma è anche per questo che la commissione d'inchiesta seguirà un altro iter. Seguirà un iter in cui si verificherà che cosa è successo all'inizio della pandemia, che cosa è successo con la distribuzione delle mascherine, che cosa è successo in fase di adozione del Green Pass, che cosa è successo sulle cure domiciliari, che cosa è successo anche sulle reazioni avverse. Cercheremo di definire tutto, perché è su tutto che noi abbiamo preso l'impegno con gli italiani, non tutto meno qualcosa. Ed è anche per questo che non riteniamo possibile che la commissione d'inchiesta venga guidata da chi ha ritenuto che quel governo non stesse operando bene, che è legittimo, ma che comunque fosse legittimato anche in qualche maniera a tenere nascosti alcuni elementi di verità. Questo non solo per un'esigenza di trasparenza, che basterebbe già, ma perché c'è una decisione, la 1082 del 2013 dell'Unione Europea, che afferma che il decisore politico deve, in materia sanitaria pubblica, adottare tutte le decisioni ispirandosi a un criterio di trasparenza, perché la popolazione deve essere posta in condizioni di sapere, perché è il primo partner per il contenimento di una pandemia. Nascondere le cose è esattamente l'opposto di ciò che la regolamentazione sanitaria internazionale richiede. E oggi inizieremo a vederlo. Inizieremo un viaggio in cui sappiamo perfettamente che toccheremo interessi, toccheremo anche, chissà, consorterie, mi assumo la responsabilità di quel che dico, che potrebbero avere interesse a che la verità non venga a galla, che non emerga in piena trasparenza ciò che è accaduto. E questo è il motivo per il quale abbiamo bisogno che tutti voi ci stiate vicino, perché solo con la forza di tutti gli italiani, solo con la forza di chi davvero vuole la verità, si potrà andare fino in fondo. Ed è quello che noi intendiamo fare. Lo dobbiamo a chi purtroppo non c'è più, lo dobbiamo ai nostri figli, perché tra le richieste che c'è anche e che ci viene da quella benedetta regolamentazione sanitaria è che quanto accaduto non debba ripetersi mai più.